50 anni ricordo ancora di Gazzetta, insomma. Beh, 28 anni luglio di Gazzetta sono, in pratica è un giornale, un colore nei quali sono impastati tutti i più bei ricordi della mia vita. La Gazzetta è la mia seconda famiglia. Riparte la caccia alla Juventus scudettata. Questo è il tema della stagione che andrà ad iniziare. Le principali antagoniste si stanno attrezzando per ridurre il gap dai campioni d'Italia. Noi sicuramente siamo una buona squadra, ma dobbiamo competere con altre due buone squadre, Milan e Inter. L'Inter affianca Toldo con il brasiliano Julio César, puntella la difesa con Walter Samuel, si assicura le prestazioni del regista Pizarro ed aggiunge classi in attacco con l'acquisto di Luis Figo. Il Milan invece punta dritto sul nome, Alberto Gilardino. In tono minore è il mercato di Roma e Lazio. I giallorossi con Luciano Spalletti al debutto in panchina prendono Taddei dal Siena e il portiere brasiliano Doni. Mentre i biancocelesti, che presentano Delio Rossi come nuovo allenatore, di fatto sono bloccati da una situazione economico-finanziaria che non brilla. Una realtà, questa, che accomuna molte società, tra cui il Messina e la Regina, la cui iscrizione al campionato è ritardata da una situazione debitoria. Alla Regina e ai suoi tifosi tutte queste storie non interessano. Faccia prego, a noi ci interessano i tre punti. Analoga storia per Torino e Perugia, che avrebbero conquistato sul campo la promozione in A, ma non vengono ammesse per le loro fallimentari condizioni patrimoniali. Senza contare il caso del Genoa, primo classificato in B, ma che a causa di un illecito sportivo è declassato in C1. Sorridono a questo punto l'Empoli, promosso in A, ma soprattutto il Treviso e l'Ascoli, che si vedono catapultati tra i grandi. Fiducia nel Treviso? Sicuramente, altrimenti non sarei lo stadio. Dobbiamo salvarci e possiamo farlo. Il polverone che si alza è enorme. Interviene la giustizia sportiva, poi quella ordinaria. Il caos regna sovrano. I calendari sono bloccati e sulla stagione che porta dritti ai campionati del mondo in programma in Germania incombe una serie preoccupante di punti interrogativi. Non mancano comunque le novità di rilievo. Maurizio Mattei sostituisce la coppia Bergamo-Pairetto ed è il nuovo designatore arbitrale, che però non potrà contare su Pierluigi Collina, costretto dalla sua associazione alle dimissioni, perché l'Opel, uno dei suoi sponsor personali, è lo stesso del Milan. È stata una decisione presa autonomamente da Collina con l'AIA e la federazione. Ho 40 arbitri, stavo dicendo, ecco, qualcuno diciamo di voi. Cosa ci siamo prefissi in questa stagione? Di valorizzare i giovani e di tenere giovani i più esperti. 28 agosto 2005. Parte la Serie A. Si è passati agli stadi blindati di oggi, con i tornelli elettronici, la videosorveglianza e i biglietti nominativi. I tifosi, venuti ad assistere alla partita, passano il loro biglietto, la loro tessera di abbonamento, in un lettore ottico. Se il biglietto risulta valido, un visore segnala una freccia verde di via libera e il tornello si sblocca, consentendo così l'accesso allo stadio. Comincia una stagione destinata a rimanere nella storia del nostro calcio. La Juventus di Capello è sempre più una corazzata. Organizzazione di gioco, mentalità vincente e solidità difensiva sono le armi a disposizione del tecnico, che può contare anche su interpreti eccezionali come Vieira, Ibrahimovic, Buffon, Cannavaro, Del Piero. Il bis in campionato dovrebbe essere una formalità e sulle maglie spicca quello scudetto che Calciopoli nell'estate 2006 spazzerà via. L'Inter di Moratti è sempre sul punto di spiccare il volo. Mancini prova a plasmare la squadra e a darle la mentalità giusta. In attacco, Adriano e Cruz dovrebbero assicurare punti e spettacolo.
La Fiorentina punta su Prandelli e piazza una serie di colpi di mercato, su tutti quello di Luca Toni. Con lui si può tornare a sognare come ai tempi di Battistuta. In provincia si segnala l'Ascoli di Giampaolo, tecnico emergente che però non può sedere in panchina per motivi regolamentari. Ma è anche la stagione di Calciopoli, che stravolgerà tutte le classifiche e le certezze dei tifosi. La Juventus risulterà la più compromessa e la più colpita. Uno scudetto revocato, un altro assegnato all'Inter e retrocessione in Serie B. 30 punti la penalizzazione iniziale per Milan e Fiorentina e anche per la Lazio. Dal terremoto giudiziario trarranno beneficio Chievo, Palermo, Livorno e Parma, tutti ammessi alle coppe europee. Le verità che emergeranno dagli atti processuali susciteranno interrogativi preoccupanti sulla trasparenza del calcio italiano. Ci vorranno i mondiali di Germania per riportare il sereno, anche se a distanza di tempo non tutto è stato chiarito. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai e ben ritrovati all'appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto che si appresta ad iniziare la sua 47esima stagione, continuando a perseguire l'obiettivo originario, raccontare con il massimo della correttezza ciò che accade nel momento in cui sta avvenendo. Prima giornata del campionato di Serie A, il 103esimo nella storia del calcio italiano. Negli anticipi di ieri, festa grande per la Toscana, il Livorno ha superato il Lecce per 2-1 e con lo stesso punteggio la Fiorentina si è imposta alla Sampdoria. Non è possibile per un biglietto, questi nuovi controlli, la carta d'identità, ci vuole un'ora, ci vuole, non è possibile. È già cominciata la partita, una vergogna, 17 ore di treno. Ascoli. Ad Ascoli è finito il primo tempo, 0-0 tra Ascoli e Milan, Olina Milano. Primo tempo che finisce in questo istante con l'Inter in vantaggio per 1-0, ricordiamo al 31esimo Adriano, 1-0 sul Treviso, linea Udine. E a Udine le squadre sono negli spogliatoi, Udinese 1, Empoli 0, al 29esimo il gol di Muntari. Lazio-Messina. Sì, abbiamo il finale, Lazio 1, Messina 0, marcatore al 21esimo Goran Pandev. E siamo nell'intervallo, le squadre sono andate a riposo con la Roma in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Mancini alla mezz'ora. Qui le squadre sono andate negli spogliatoi con il punteggio di Siena 1, Cagliari 1 per i gol di Esposito per i Sardi all'ottavo minuto e poi il rigore trasformato al 44esimo da Enrico Chiesa dopo lunghe discussioni. Chiesa era stato atterrato con linea Parma. Il fischio finale di questo primo tempo, come detto, Parma 0, Palermo 1, linea allo studio. Nel mirino c'è lo scudetto? Beh, quest'anno per forza, insomma, dopo i successi estivi bisogna per forza puntare a quelli. Seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto comincia alle 16, 7 minuti 5 secondi, con i secondi tempi dunque già iniziati. Vediamo subito se c'è stata qualche variazione, qualcuno deve interrompere. Sì, interviene il Granillo, Provenzali, la Roma ha raddoppiato al primo minuto della ripresa, il bis di De Rossi con un gol in spaccata su punizione battuta da Francesco Totti a Terralina. Il pareggio del Parma, grandissimo gol di Bresciano, siamo adesso al terzo minuto, Parma e Palermo 1-1. Intervengo dall'Olimpico, il quinto. Attenzione, interviene anche Ascoli. L'Ascoli si è portato in vantaggio clamorosamente, ci pare che il colpo di testa vincente sia stato di Cudini. Siamo al 13esimo minuto del gioco, ribadiamo ancora il punteggio, Ascoli 1, Milan 0. E c'è un gol del Siena con Chiesa. Siena 2, Cagliari 1. E il pareggio del Milan, interrompiamo San Siro, al 18esimo minuto di gioco risolve Shevchenko, cambia il punteggio, Ascoli 1, Milan 1, a te la linea. Raddoppio dell'Inter con Adriano al 23esimo, si è portato il pallone a terra, una finta, ha lasciato il portiere a sua volta a terra, lo ha battuto con un diagonale lento ma molto preciso da pochi passi. 2-0 dunque, linea Udine. Quasi al 29esimo della ripresa, sempre 1-0 per l'Udinese sull'Empoli, partita che non diverte molto, ribadisco ancora il ritmo piuttosto lento. Attenzione Adriano, terzo gol. Tripletta di Adriano, dunque tripletta per Adriano, terzo gol al 34esimo, 3-0. Terzo gol della Roma al Granillo, non dà al 47esimo, Roma 3, Regina 0, a Terralina. C'è il fischio finale, punteggio finale, 1-1 con reti di Cudini e di Shevchenko nel secondo tempo, a te Provenzali. Milano.
finita la partita di San Siro, l'Inter ha sconfitto, ha battuto il Treviso per 3-0 con 3 gol di Adriano. Il finale del Granillo, Roma Parte Regina 3-0, linea a te. In questo momento il direttore di gara manda tutti nel corridoio, dunque l'Udinese batte l'Empoli per 1-0, Provenzano. Ti interrompo solo per darti il finale da Parma, la partita è terminata, Parma e Palermo 1-1, a te la linea fino al termine, penso. Triplice fischio finale e dunque Lazio batte Messina 1-0, linea allo studio. Juventus e Chievo, lo ricordiamo, hanno una partita in meno, l'incontro che verrà disputato questa sera. La palla adesso per Nedved, quindi Zambrotta, parte il cross, stacca Trezeguet al 35esimo minuto, gol numero 73 in campionato con la maglia della Juventus per il francese. E a Fontana davvero arriva il torcicollo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, nuovo studio, nuova sigla, nuova squadra, tante sono le novità di quest'anno, alcune le scopriamo anche in questa puntata, altre nelle puntate a venire. Salutiamo però Giorgio Tosatti che è in collegamento telefonico con noi, ci raggiungerà subito dalle prossime settimane. Un bacio, ciao Giorgio. Buonasera a tutti. La Juventus mostra subito i muscoli. 6 partite e 6 vittorie, 18 punti e primato solitario in classifica, con Fiorentina e Milan seconde a 5 lunghezze. La Juventus è forte in tutti i reparti, ma là davanti ha davvero una marcia in più. Lo svedese è incontenibile, corsa, dribbling, assist, un repertorio completo da attaccante moderno. Prodotti come lui nascono non solo ogni 100 anni, non ogni 15. Centrocampo, ottimo l'avvio di Vieira, autore anche di gol pesanti contro Parma e Udinese. In una Juve che alla sesta giornata si sbarazza dell'Inter con un secco 2-0 e si invola in fuga solitaria. Direi che è Capello più invecchia e più bravo diventa, perché mi pare che lei quest'anno non ne sbagli una. Ma speriamo di continuare, no? Da lei un suono di che non mi venga un po' di Alzheimer, no? Milan, Inter e la rinnovata Fiorentina cercano di rispondere all'iniziale strapotere juventino. I rossoneri di Ancelotti partono con il piede sbagliato e già la terza giornata sono costretti alla resa dalla Sampdoria di Novellino. Il suo umore nell'ultima ora è andato a crescere, insomma, diciamo che mi ricorda più Lidolm dei bei tempi a quest'ora lei, ecco, diciamo. C'era, sì, Walter, è tutta acqua, sì. Ma dopo la caduta di Marassi, i rossoneri mettono in fila 3 vittorie consecutive che fanno ben sperare per l'immediato futuro. Lei ha 84 anni e presidente del club di Saronno da ben 35 anni. Allora, questo Milan? Per me va sempre bene. È sempre Milan. Ne ho viste tante e vedrò che oggi. La sorpresa più bella la riserva però Paolo Maldini, che si toglie l'ospizio alla bella età di 37 anni di segnare la prima doppietta in campionato di tutta la sua carriera. È inutile parlare di Paolo, ha battuto tutti i record, ha fatto di tutto e di più. Ne fa le spese la regina di Mazzarri, inchiodata al penultimo posto. L'Inter è lunatica e l'alternanza dei risultati fa storcere la bocca al popolo nerazzurro. Mancini punta su Giulio Cesar, dà fiducia a Pizarro e si affida alle volate di Kili Gonzalez. Ma poi cambia rotta. Rivoluziona il centrocampo e c'entra subito le vittorie contro Lecce, Chievo e soprattutto Fiorentina. Adriano, il pertugio per Figo, dentro per Martins e l'Inter va in vantaggio. Un inizio arrembante da parte della formazione nerazzurra e gol di Martins, il secondo gol in questo campionato, il 21esimo in Serie A con l'Inter e la proverbiale capriola. Martins trascina l'Inter al secondo posto prima della sfida del Delle Alpi. Ma la sconfitta con la Juve fa scivolare gli uomini di Mancini a meno 7 dalla vetta. C'è Massimo, ma c'è Bei di Moratti, delusa da questa Inter.
No, assolutamente delusa no, non abbiamo avuto fortuna, hanno segnato su due punizioni, non abbiamo giocato male, abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, non potevamo fare di più probabilmente. È un Inter che deve rinviare i suoi sogni da scudetto, è ancora tutto aperto dopo sei giornate? È appena cominciato il campionato. Il pressing viola è efficace e concreto e consente a Pazzini, al Frank sempre preferito a Bojinov, di realizzare una rete in cui si fondono tecnica, potenza, precisione. La Fiorentina è la sorpresa di questo inizio stagione. Prandelli mostra subito di avere le idee chiare. Davanti a Frey, la linea difensiva 4 si poggia su ottimi interpreti, quali Ufalugi e Gamberini. Il centrocampo è una perfetta miscela di muscoli e cervello, con Fiore regista avanzato, Brocchi e Donadele che garantiscono chilometri copertura e il danese Jorgensen libero di inserirsi in avanti. In attacco, Pazzini e Bojinov si alternano come partner di Luca Toni, che è subito decisivo. Mi ricorda quelle squadre che sono nate attorno a un grande centravanti, Vicenza di Paolo Rossi, la Lazio di Chinaglia, che sono nate proprio nello stesso modo. E poi secondo me la Fiorentina ha un giocatore che per ora non fanno giocare, che invece è un grandissimo giocatore e potrebbe risolvere alcuni dei problemi del centrocampo della Fiorentina, che è Montolivo. Che si parla di futuro Pirlo come Montolivo. È uno che secondo me è veramente molto bravo. L'inizio di campionato propone anche una convincente Sampdoria. Novellino un grande motivatore, Antonioli para l'impossibile e Bonazzoli trova il gol con incredibile puntualità, tanto da guidare la classifica dei cannonieri con 7 reti dopo le prime 6 giornate. Stupisce l'avvio del Livorno di Roberto Donadoni, trascinato dai gol di Cristiano Lucarelli e dalle parate del giovane Amelia. E il Palermo, dove si segnalano Machinua, famoso anche per le sue esultanze, e il difensore Terlizzi, autore di gol di splendida fattura. Ennesimo assalto in area della Regina e dal limite sinistro rabbioso di Terlizzi che gela a Pelizzoli. Straordinario inizio di campionato del difensore rosanero a quota 4 gol. Incoraggiante anche l'avvio dell'Empoli di Somma, che mette in vetrina il gioiello Francesco Tavano. Venire a vincere in un campo così difficile come quello di Treviso contro una squadra ben organizzata, ben messa in campo, con grandi motivazioni, non può prescindere la fortuna. A corrente alternata invece viaggia l'Udinese di Cosmi, che batte la Roma all'Olimpico per poi incappare in 3 sconfitte consecutive prima di tornare a sorridere con la Lazio, grazie al ritrovato Iaquinta. Adesso è stato, diciamo, il destino che sono tornato a giocare e l'Udinese ha vinto, ma questo qua non vuol dire, perché nelle partite successive, se c'ero io, si poteva perdere lo stesso. Non sono il salvatore della patria. E mentre la matricola Treviso alla 6ª giornata guadagna il suo primo punto in Serie A, l'attenzione degli sportivi è tutta concentrata sugli allenatori. Per un Giampaolo che guida ottimamente l'Ascoli, pur essendo sprovvisto di patentino, ci sono le storie intrecciate di Tesser, Arrigoni e Ballardini, che si alternano sulla panchina del Cagliari nell'arco delle prime 3 giornate. Altra storia è quella di Gregucci. Lascia il Lecce penultimo dopo 5 turni. A sostituirlo è Silvio Baldini. Io non vengo a prendere per il culo nessuno. Io sono andato in Serie, gliel'ho detto al presidente e glielo ridico ancora a lei. Io non vengo qua a fare dell'umore o a fare del folklore, me lo rigioco tutto lo stipendio, capito? Perché la mia vita è fatta di sfide, però con onestà. La gestualità di Scoglio fa impallidire persino Trapattoni, ma dietro le strategie il professore sa di poter contare su una squadra dal temperamento ritrovato. Il 3 ottobre 2005 una brutta notizia piomba sul campionato. La prematura ed improvvisa scomparsa di Franco Scoglio, il professore. Teoricamente l'Inter appartiene a un'altra categoria,
una, la Ferrari, non ho detto la McLaren, ho detto la Ferrari, e per quanto riguarda noi ho detto una 127 messa a punto. La Juve intanto, con il suo capitano Del Piero, stende il Messina e conquista la settima vittoria consecutiva. Il Milan vince a Cagliari, mentre l'Inter si diverte con il Livorno. Giornata no per la Fiorentina, che perde a Roma contro la Lazio. Ma ad Ascoli si verifica un episodio che ha dell'incredibile. Buonasera, buonasera, domenica sportiva numero 2629, non c'è l'applauso e mi sembra, ci sembra più che giusto. Purtroppo ancora una volta la cronaca, Paola, ha preso il sopravvento sul calcio. Sì, Marco, oggi momenti davvero drammatici, ad Ascoli si è sfiorata la tragedia, abbiamo vissuto insieme in diretta momenti davvero di paura per una tifosa della Sampdoria ferita. Capita l'incredibile negli stadi italiani, non da oggi per la verità. Ma il film che si vede allo stadio del Duca di Ascoli, domenica 16 ottobre 2005, sembra un orribile rifacimento di una tragedia che scosse il calcio italiano 26 anni prima, quando un razzo sparato dalla curva sud dell'Olimpico uccise Vincenzo Paparelli, tifoso laziale. Improvvisamente, al termine della partita, ha questo razzo che è partito da una curva, dalla curva dell'Ascoli, verso quella della Sampdoria. I giocatori hanno subito capito che stava avvenendo qualcosa di strano, eccoli, vediamo che si rivolgono verso la curva della Sampdoria. Qui vediamo nella parte alta del teleschermo il figlio Giovanni con la maglietta bianca che si dispera perché sua mamma, Ambretta Piergiovanni, è ferita nella parte alta dello stadio. Stavolta la signora Ambretta Piergiovanni, sostenitrice della Sampdoria, va meglio, sebbene vede la morte in faccia nel razzo sparato dalla curva ascolana. Davanti ero, mia madre era appena dietro di me, io vedo questo razzo arrivare, lo schivo, poi sento subito dopo mia madre che mi dice: Giovanni, cos'è successo, cos'è successo? E mi giro verso di lei e lei era completamente rossa in faccia, rossa di sangue ovviamente. Non c'è una sola ragione perché due ragazzi, precisamente un sedicenne con la complicità di un amico di 2 anni più grande, decidano di terminare la loro domenica in quel modo assurdo. La signora Ambretta viene colpita da una scheggia vicino all'occhio, si accascia a terra, si teme il peggio. Flachi, che è in campo, capisce subito la gravità del dramma che si sta sfiorando e invita ovviamente subito un'ambulanza ad avvicinarsi e a salire sulla curva. Qui vediamo il figlio Giovanni che è al telefono con il papà, perché il papà e il suo fratello stavano seguendo in diretta la partita da Fano, quindi hanno assistito in pratica in diretta televisiva al dramma che si stava sfiorando. I colpevoli vengono smascherati con grande celerità. Tenete presente che noi nell'immediatezza dopo il fatto già avevamo il nome e un cognome, tant'è vero che eravamo già sotto casa ad attendere il responsabile e poi si è presentato spontaneamente accompagnato dagli avvocati presso i nostri uffici. Ero lì tranquilla con mio figlio e la ragazzina di mio figlio, dopo aver trascorso una giornata meravigliosa piena di sole, stavamo benissimo, quando improvvisamente ho sentito arrivare questa botta in testa. Non riuscivo a capire cosa era successo. Poi mi sono vista tutta insanguinata e ho capito che qualcosa di grosso era successo davvero. Bisogna trovare il sistema di isolarli, questo sì. Per adesso si può tirare un sospiro di sollievo per il mancato pericolo, ma purtroppo è solo una circostanza fortunata in una catena di assurdità che presto tornerà a funestare gli stadi della penisola. Pensavo magari che l'avesse colpita dagli occhi, non sapevo, comunque sì, il momento più brutto della mia vita, sicuramente. Tornerai allo stadio? No, sicuramente no. Questa era la mia ultima volta allo stadio. Abbiamo sprecato fiumi di parole. Tutto quello che abbiamo fatto non è servito a niente. Quando ho saputo cosa è successo ad Ascoli, ho cominciato a tremare come una foglia. Anche mia madre fa fatica a parlare. Siamo tornati indietro di 26 anni.
La buona sorte ha evitato il peggio e lo scampato pericolo viene accolto con sollievo dagli sportivi veri. Si torna a giocare con la Juve che batte il Lecce con un perentorio 3-0 con il primo gol stagionale di Ibrahimovic, la prima rete in bianconero di Adrian Mutu e il sigillo finale del prezioso Zalajeta. Stiamo attraversando un buon periodo, dobbiamo rimanere così con questa cattiveria. Quindi è la volta della Sampdoria, travolta dall'1-2 firmato da Trezeguet e Mutu. Per la Juve la nona sinfonia. Vincendo 2-0 con la Samp, i bianconeri di capello stracciano il record delle 8 vittorie consecutive di Giovanni Trapattoni. Il Milan regge il passo e mette in fila 2 vittorie in 3 giorni. Prima batte nel rimonte il Palermo a San Siro, poi il mercoledì i rossoneri vanno a vincere a Empoli. Si scatena Girardino, autore di una doppietta, e dopo 9 giornate si sblocca anche Vieri al primo gol in maglia rossonera. Questo dimostra che l'umore di Vieri, nonostante il momento non proprio favorevole, è buono, ecco, voglia di scherzare. Carlo, se l'avessero fatto a te, che tu come l'avessi reggito? Ma io ci stavo, tu mi fai molto di peggio, devo dire. Vai, arrivato! L'Inter non riesce a cambiare l'andamento da squadra ballerina. Fa il colpo a Udine per poi buttare tutto nella sfida casalinga contro la Roma. Colpaccio di una Roma in rinascita a San Siro, trascinata dal proprio capitano, doppietta per lui. Questa è la rete del momentaneo 2-0. Nella ripresa sotto 0-3, i nerazzurri reagiscono, Adriano ne fa due e assediano insistentemente la difesa di Spalletti. A Mancini non basta, finale a nervi tesi. La sconfitta fa scivolare la squadra di Mancini al quarto posto, superata dalla Fiorentina. I viola prima schiacciano il Parma per 4-1 e poi vanno a vincere a Siena per 2-0. Si fa così avanti la Fiorentina del Super Bomber Toni. Doppietta al Siena e sono 11 centri. Per i tifosi il ricordo di Batistuta è sempre meno struggente. No, vabbè, li ringrazio perché sicuramente sentire il proprio nome dà forti emozioni e sicuramente tanti brividi. A metà classifica c'è traffico. Con il chiavo dell'esordiente Pillon spinto dai gol di Obinna. La Sampdoria e il Siena che chiudono lo scontro diretto con uno scoppiettante 3-3. E il Livorno che resiste grazie alla puntualità sotto rete di Cristiano Lucarelli. In coda acque agitate per Messina, Lecce e Cagliari. Mentre il Treviso, che è tornato a giocare nel suo stadio storico, l'Omo Bono Tenni, coglie il suo primo successo in A. Chiusura dedicata al Treviso che con il 2-1 alla Regina c'entra il primo storico successo in Serie A. Ottobre sta per chiudersi e dalla 10ª giornata c'è il primo big match della stagione. A San Siro è di scena un Milan e Juventus di fondamentale importanza. I bianconeri sono avanti di 5 punti. Quando gli attaccanti non vanno a segno e si travolge la Juventus capolista dei record, vuol dire che le chiavi della vittoria vanno cercate altrove. Ad esempio in una difesa impeccabile, che con il rientrante Nesta e l'intramontabile capitano Maldini ha annullato gente come Ibrahimovic e Trezeguet. Ma anche in un centrocampo sempre superiore agli avversari, dove i talenti di Seedorf e Kakà si sono coniugati con il sacrificio tattico, dove le geometrie e le virtù di Pirlo si sono esaltate, dove la feroce determinazione di Gattuso ha finito per trascinare tutta la squadra. Il campionato è vivo. Il Milan è a soli 2 punti dalla vetta e del primo passo falso dei bianconeri ne approfittano un po' tutti. Dalla Fiorentina, che batte il Cagliari, all'Inter, che coglie un buon pareggio contro la Sampdoria a Marassi. Capello corre ai ripari. Lancia Chiellini come esterno sinistro e utilizza Del Piero con parsimonia, puntando sul tandem d'attacco Ibrahimovic e Trezeguet. Nelle successive 4 giornate arrivano 12 punti. Il Livorno è spazzato con un eloquente 3-0, così come la Roma battuta per 4-1. La pratica Treviso è risolta non senza qualche apprensione iniziale, mentre la vittoria di Firenze giunge grazie a Camoranesi solo negli istanti finali.
Con i tre di oggi fanno 86 punti conquistati nell'anno solare della squadra di Capello contro i 77 dell'Inter e i 75 del Milan. Non manca davvero nulla: forza, unità, classe, determinazione ed una buona, che non guasta, dose di buona sorte. La Juventus si è rafforzata rispetto allo scorso anno. Cioè, più forte, una squadra che ha vinto lo scudetto e quest'anno è più forte, figuriamoci. Si è rafforzata, secondo me, centrocampo, non c'è dubbio, con l'arrivo di Vieira, con Mutu davanti a un'alternativa in più. Il problema è questo: Mutu magari parla poco. Mutu, però... anche se parla poco, ma non è una battuta, aspetta. Cioè... Fa impressione l'andatura della Juve, mentre il Milan precipita improvvisamente in basso a causa del doppio sgambetto operato dalla Fiorentina prima e dal Chievo poi. La caduta con il Chievo è forse più dolorosa di quelle con la Sampdoria e la Fiorentina. No, le sconfitte fa tutto male. Dobbiamo essere bravi a dimenticarla in fretta, perché abbiamo una partita martedì molto importante ed è quello che faremo in questi giorni. Una brusca frenata, quella dei rossoneri, che dopo 14 giornate si trovano a meno 8 dalla Juventus. La Fiorentina tenta di porsi sulla scia della Juve in fuga. E per un po' dà l'impressione di poter reggere il ritmo dei bianconeri. Poi, però, le distanze si fanno abissali. Da parte nostra, di certo non siamo l'anti-Juventus. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 45 punti al più presto possibile, per raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. L'Inter invece è in serie positiva ed è l'unica che tiene una velocità di poco inferiore a quella della Juventus. Dopo il pareggio con la Lazio, i nerazzurri mettono in fila 3 vittorie, dando l'impressione di avere finalmente trovato la quadratura del cerchio. Spazio per Figo, il Parma è scoperto, il destro del portoghese che non perdona Bucci, l'1-0 dell'Inter, il primo gol in nerazzurro per l'ex del Real, che si sfoga con chi in tribuna l'ha beccato per tutta la partita. Non c'è solo l'inseguimento alla Juve ad attirare le attenzioni degli appassionati. Il campionato vede ancora il Livorno confermarsi regina delle provinciali. Applausi anche per Barreto dell'Udinese e per Suazo, che con i suoi gol cerca di tenere sul Cagliari, che è arrivato alla sua quarta guida tecnica. Adesso c'è Sonetti in panchina al posto di Ballardini. Stesso destino per Ezio Rossi, esonerato dal Treviso. Al suo posto, Cavasin. Che cosa ha provato sedendosi sulla panchina della sua città? Ma è stato bello venire dall'albergo a qui, perché ho fatto un tragitto che non credevo che il Puma facesse quello, che era un po' la mia storia, la casa dove sono nato, il campo da calcio dove ho iniziato a giocare, la scuola. Quindi è stata una strada che non immaginavo che il Puma facesse. Lì è stato un ricordo come su un film, che cosa vedi un po' sui film americani, dici: questo è un film, no? Costruito. Nel frattempo ci si avvia alla fine del 2005. L'11 dicembre è in programma la giornata numero 15. Partita di cartello è il derby della Madonnina, mentre la Juve riceve il Cagliari. Il calendario poi offre altri incontri interessanti. C'è Roma-Palermo e la Fiorentina, che deve vedersela con il Treviso. È l'inizio di una giornata che potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato. Vogliamo far fare una piccola passeggiata ad Alena, in modo che così, insomma, è l'ultima soddisfazione della serata, dai. Che tutti dubitano che non so parlare, capisco, ma che non so camminare. No. Vado, io vado e non torno più. Così saluti Giorgio, per la prima volta che lo vedi dal vivo. Va bene così. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Esaurito l'impatto dell'attesa per il sorteggio della fase finale del campionato mondiale di Germania, l'interesse degli appassionati di calcio torna al campionato di casa nostra, che si propone con le partite della 15ª giornata della Serie A. Intanto, negli anticipi di ieri, la Fiorentina, battendo il Treviso per 1-0 col gol di Fiore, si è portata al secondo posto della classifica. Ci siamo divertiti più che altro con Pavel, poi in realtà è venuto fuori questo sorteggio. È il bello anche comunque di
avere la fortuna di giocare insieme a grandi campioni e poi magari ritrovarsi a un mondiale. Torino. È finito il primo tempo senza recupero, Juventus in vantaggio sul Cagliari per 2-0 con reti di Nedved al decimo e di Trezeguet al diciottesimo. A te Provenzali. Dall'Olimpico per Roma a Palermo, Giulio Delfino. È stato davvero un bel primo tempo, una Roma che è riuscita a trovare il pareggio al 35esimo con Cassano, ma Palermo che avrebbe meritato il vantaggio in questa prima frazione. Molti gli errori da parte della squadra giallorossa, dicevamo fischiata in più circostanze, e Totti non è riuscito davvero a indovinarne una. 1-1 tra Roma e Palermo, le squadre in spogliatoio. A te Provenzali. Partita dopo partita, giochiamo con grande determinazione, quest'oggi abbiamo giocato molto bene, mi hanno soddisfatto tutti coloro che sono entrati in campo, per la qualità e l'impegno, ma io credo che bisogna sempre migliorarsi, non bisogna mai adagiarsi. 16.03, 45 secondi, comincia la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, le radiocronache dei secondi tempi delle partite della 15ª giornata del campionato di Serie A. Terza rete per la squadra bianconera, ancora una volta Trezeguet che realizza una doppietta, splendida azione di rimessa, ottavo minuto di gioco, Juventus 3, Cagliari 0. Cambia la scaletta degli interventi in trasmissione, diventa campo principale all'Olimpico di Roma per Roma-Palermo, Giulio Delfino. Sempre 1-1 tra Roma e Palermo nel periodo non collegato. Il portiere Doni fischiato alla fine del primo tempo per una papera che per poco non consentiva al Palermo di portarsi in vantaggio. In avvio di ripresa si è reso protagonista di un dribbling addirittura con il tacco su Caracciolo, cosa che comunque non è stata apprezzata dal pubblico di casa che lo ha fischiato nuovamente. Interviene Torino per segnalare la quarta marcatura della formazione bianconera. Trezeguet alla conclusione aveva colpito il palo, deviazione sfortunata nella propria porta da parte di Bisera. Juventus 4, Cagliari 0, la linea a te. Vantaggio del Palermo, era nell'aria ormai il gol della squadra siciliana. Caracciolo ha raccolto di piatto destro proprio a due metri dalla porta difesa da Doni. Al 32esimo minuto del secondo tempo, Palermo meritatamente che torna in vantaggio, 2-1 il punteggio. A te la linea. È finita la gara del Delle Alpi, finale dunque Juventus batte Cagliari 4-0. A te la linea. Fischia alla fine Bertini e c'è piena contestazione da parte del pubblico. All'Olimpico Palermo batte Roma 2-1. A te Provenzali. Milan e Inter, una partita in meno, il posticipo di questa sera con inizio alle ore 20:30. Doppietta di Adriano, il gol del 3-2, esulta anche Roberto Mancini ed esulta quasi tutto lo stadio Meazza, si giocava in casa dell'Inter, con scene naturalmente finali che non accadevano in casa nerazzurra dal marzo del 2002. Guardiamo subito insieme la classifica che vede in testa la Juve con 42 punti, seguita da una coppia che è Fiorentina ed Inter con 32 punti. Dal punto di vista del campo la Juventus non ha rivali, insomma 14 vittorie su 15 partite non erano mai riuscite nella storia della Serie A. Non sembra esserci storia con una Juve così forte. Capello sorride sornione. Rallenta con la Lazio per poi mettere in fila altre tre vittorie contro Siena, Palermo e Regina. Il girone d'andata si chiude con 17 vittorie su 19 gare. La Juve è campione d'inverno. L'Inter è seconda a 10 punti. Continua a brillare la stella di Figo, ma tutta la squadra sembra aver trovato finalmente il suo equilibrio. Dunque sesta vittoria consecutiva ed è la prima volta che Mancini vince 6 partite di seguito. In ritardo il Milan e la Fiorentina, a meno 12 dalla Juve. Si riparte da qui, per un girone di ritorno che registra le novità della sessione invernale di calciomercato. Cassano e Vieri salutano l'Italia, destinazione Real Madrid e Monaco. Io voglio solo dare a dimostrare che sono un calciatore e basta, sono stufo di sentire sempre un calciatore conflittivo, crea problemi. Io è vero, ripeto, ho sbagliato e ho pagato, adesso voglio mettere da parte tutto il passato. Mercoledì 18 gennaio. Inizia il secondo round del campionato e la Juve è costretta dal Chievo a rallentare il passo. La capolista segna sì da 26 giornate, ma sempre subito gol nelle ultime 8 trasferte ufficiali. I bianconeri ritrovano la vittoria in casa contro l'Empoli, ma ci vuole un'insolita doppietta di Cannavaro per avere la meglio sui toscani. E allora punizione di Camoranesi e Cannavaro si traveste da centravanti.
Cannavaro è uno che ha il gol nel sangue, no, soprattutto c'è un gol nella testa. Abbiamo cercato di andare sugli esterni, ci siamo riusciti qualche volta, però loro ribattevano colpo sul colpo. La Juve vince, ma non convince. L'Inter fiuta l'aria e grazie alla doppia vittoria contro Treviso e Palermo rosicchia due punti alla corazzata bianconera. Mancini ha detto impossibile rimontare, tu cosa dici? Guarda che noi ci crediamo e pensiamo partita dopo partita. Dopo quello che accade alla fine vediamo cosa succede. La Fiorentina perde male con la Sampdoria dell'ex Flachi prima di riscattarsi contro il Messina grazie all'ennesima doppietta di Luca Toni. Poi dove arriveremo non lo so, nessuno può sapere dove questa squadra può arrivare, anche perché molti giocatori forse è la prima volta che si trovano così in alto e quindi anche a livello nervoso lo spreco è molto. Ma per tenere testa la Juve ci vuole altro. Lo sa bene il Milan, che infatti parte a razzo e conquista 6 punti battendo l'Ascoli e il Siena grazie a uno strepitoso Kakà. Lei ci crede ancora nel Milan anti-Juve o ormai se c'è un anti-Juve è dichiaratamente l'Inter? No, ma io non credo che il Milan sia l'anti di nessuno. Il Milan ha un organico in grado di fare tantissimi punti da qui alla fine. Dopo vedremo cosa sarà successo. Ma chi sta stupendo tutti per la qualità e la quantità del suo gioco è Gennaro Gattuso, che pare aver raggiunto la piena maturità con un rendimento altissimo. Una rete di Caracciolo per spaventare il Milan. Il gol di un Inzaghi rinato per far vincere la squadra di Ancelotti. In mezzo c'è la rete di Gennaro Gattuso, con la palla che arriva sulla lunetta dell'area avversaria e Ringhio che trova una traiettoria impossibile. Non so spiegarmelo neanch'io, ride l'autore della prodezza. Un gol fortunoso, ma ci ho provato. E se mi chiedete se è stato frutto dell'istinto, non so rispondervi. Io non so cosa significhi possedere l'istinto del gol. E se pensate che sia colpa del portiere, aggiunge il ragazzo di Calabria, non vi rispondo neanche stavolta. Non sono mica un esperto. Ho segnato 3 volte in 208 partite. Nel 90% dei casi i miei tiri finiscono contro la rete. Sì, ma quella di recinzione. Sostiene Gattuso che se cominciassero a segnare tutti e 4 gli attaccanti del Milan, ad Ancelotti verrebbero i capelli come quelli di Ravanelli. Modesto e spiritoso, come sempre del resto, il polmone del Milan risponde così alla delusione di Istanbul, quella finale di Champions League, persa con il Liverpool, difficile da portarsi dentro. Per espellerla bisogna correre ancora di più, e lui lo fa. Segna e percorre 80 metri per andare sotto la curva a dedicare la rete a chi delira per lui. L'hai festeggiato con grande gioia, ma mi è sembrato anche un po' di rabbia. C'ho la faccia, scusa se non si può dire, incazzosa, ma non è perché ero contento. Devo ringraziare i tifosi perché ho fatto una corsa, perché nei momenti difficili mi sono sempre stati vicino. Perché è difficile non ammirare un giocatore che non risparmia neanche una goccia di sudore e che ama descriversi come un medianaccio. Quasi a nascondere alla critica le reali virtù di un centrocampista che unisce generosità e intelligenza tattica. Ringhio è cresciuto tecnicamente, gioca in un Milan dai piedi raffinatissimi e lui sembra imparare partita dopo partita dai suoi compagni. Chi lo racconta come un semplice portatore di palla casca in un errore madornale. Gattuso è un giocatore modernissimo che fa la fortuna di chi lo utilizza. In questa rete c'è la sintesi di un giocatore capace sempre di trovare l'orgoglio che serve per ribaltare le situazioni più difficili. L'uomo che sa combattere spesso fa la differenza. Anima e cuore. Il calciatore più orgogliosamente terrone riesce anche in un altro miracolo: essere un vero milanista. Uno che al diavolo ha dato tutto se stesso e contemporaneamente farsi apprezzare dal pubblico di ogni ordine, grado e squadra. Per tanti anni, per tanti pomeriggi, il nostro prato era la sabbia.
e i pali delle porte erano i fusti della nafta usati che portavamo via ai pescatori. La passione ci portava ad immaginare di essere a San Siro. Gattuso lancia il Milan all'inseguimento di una Juve che non pare intenzionata a rallentare. Trezeguet si regala una tripletta contro l'Ascoli. Alex Del Piero sbroglia la matassa udinese. Poi c'è anche un pareggio contro il Parma. E stavolta protagonista di giornata è Ibrahimovic. E i punti sulla seconda, che è l'Inter, salgono a 9. I nerazzurri appaiono in difficoltà. Vincono a Lecce, battono il Chievo con Cruz, ma poi perdono malamente a Firenze. E la corsa scudetto si fa sempre più complicata. L'Inter si stoppa dopo 21 partite utili dell'Inter, che ha sempre fatto la partita. Il grave handicap della latitanza di Adriano e Cruz, almeno questa sera. Fra due settimane ci sarà lo scontro diretto. Siete pronti per battere questa Juve? Se siamo pronti? Aspettiamo che sì, non sarà facile, però tutta la gente tiene la speranza di poter fare una buona partita e ridurre la differenza che in questo momento la Juve tiene sopra noi. Lo stesso dicasi per il Milan, frenato da due pareggi con Sampdoria e Lazio, prima del sonante 5-0 al derelitto Treviso. 12 punti sono tanti, ma io ci credo ancora e spero che i miei compagni possano crederci, perché veramente un Milan merita questo. La Fiorentina pare più reattiva, grazie ai successi contro il Lecce e l'Inter. Ma la classifica è impietosa. Juve prima con 63 punti, Inter 54, Milan 51. Chiude il quartetto la Fiorentina con 50 punti. Dietro le quattro del gruppetto di testa sta rinvenendo la Roma di Spalletti. È la Roma di Luciano Spalletti e Francesco Totti, direttore di un'orchestra che ormai suona a memoria, assecondando il genio del suo capitano. Francesco Totti è il sogno di ogni allenatore. Totti, probabilmente anche vostro che lo guardate, non solo di ogni allenatore. Poi quando la palla gli va sui piedi è uno che la sa imbucare con i giri contati come pochi. Tempestoso è invece il clima in altre piazze e saltano diverse panchine. Il Lecce già da alcune giornate ha salutato Baldini ed ha affidato la squadra al tandem Rizzo-Paleari. A Empoli Cagni ha preso il posto di Somma. La sconfitta con il Siena costa il posto a Del Neri. Zamparini lo rimpiazza con Papadopoulo. Anche la delusa udinese decide per la svolta tecnica. Cosmi viene sostituito dalla coppia Domissini-Sensini. Ma la notizia più incredibile arriva da Livorno, dove Spinelli, dopo il 2-2 interno con il Messina, licenzia Donadoni. Lo sostituisce Carletto Mazzone. L'emozione di Carlo Mazzone, che a casa non riusciva più a stare. Tanti mesi fuori dal calcio, un magone. Ho trovato l'entusiasmo in mezzo a sta gente e li ringrazio. Intanto continua la lotta a scudetto, con lo scontro diretto tra Inter e Juve in programma a San Siro come posticipo della 25esima giornata. Nelle partite del weekend, intanto, il Milan ha battuto la regina. Il Livorno ha frenato la rincorsa della Fiorentina, che adesso è tallonata dalla Roma corsara a Siena. Ma adesso gli occhi degli appassionati sono tutti per il Meazza. L'Inter ci crede, la Juve è tranquilla. Arbitra Paparesta di Bari. Juventus schiacciata nelle prime battute, nell'area dell'Inter c'è lo spazio per il contropiede di Martins, va a puntare Thuram, arriva Chiellini e rompe l'azione del giocatore nigeriano. Noi siamo venuti qua, abbiamo giocato con grande umiltà e determinazione, ma soprattutto la cosa più importante, siamo andati in campo pur sapendo che due risultati
su tre ci potevano andare bene, siamo andati in campo per vincere. La tensione in tribuna con Massimo Moratti da una parte, Luciano Moggi e Giraudo dall'altra, i numeri di Ibrahimovic, ma Javier Zanetti non lo molla, lo tiene a distanza e poi gli ruba così il pallone. Una partita anche tecnica, non solo agonistica, nessun cambio nella ripresa, ma attenzione, il lancio di Cannavaro, siamo 17esimo, Camoranesi, palla a terra, mette in mezzo, arriva Trezeguet, arriva Ibrahimovic che anticipa Javier Zanetti e Cordova, e per lo svedese è il quinto gol in questo campionato. Rivediamo ancora il sinistro, non ha scampo Giulio Cesar. Sono ragazzi interessantissimi, sono ragazzi bravi come giocatori e bravi come uomini, e questi hanno l'umiltà di imparare, lavorano molto. Al 28esimo c'è un calcio d'angolo per l'Inter, la Juve ha perso uno dei suoi saltatori della propria area, sbuca dalle retrovie Samuel, lo stacco ed è il gol dell'1-1, gol che riporta in partita naturalmente la formazione di Mancini. Ecco lo stacco di Samuel, secondo gol in questo campionato, dentro Mutu per Camoranesi. Siamo al 39esimo minuto, c'è un fallo, una punizione contestata dall'Inter Cordoba su Nedved, con Mancini che si rivolge al quarto uomo e dice quello si butta sempre, ma ecco Alessandro Del Piero, sereno, tranquillo, imparabile la sua traiettoria, il gol del 2-1, l'ottava rete in campionato del capitano della Juventus. Del Piero avrebbe potuto calciare da tutte e due le parti, di solito calcia sopra la barriera e fa gol, un portiere pensa, fa un passo, cioè, per cercare di anticiparlo, poi lui è stato bravissimo, bisogna fare complimenti a lui. Non sempre il portiere non deve mai pensare. Esatto. Vince 2-1 la Juventus, con la Juve che in mezzo al campo poi festeggia la vittoria, una vittoria estremamente importante, quasi decisiva. La Juventus in testa con 66 punti, Milan e Inter la seguono insieme perché il Milan ha raggiunto l'Inter con 54 punti, ma sono ben 12 le lunghezze di distacco dalla Juventus. Treviso e Lecce con 14 punti. A questo punto del campionato 12 punti sulla seconda non si erano mai viste. Più 12, tanto è l'abisso che separa la Juventus capolista dalla coppia di seconde, formata da Inter e Milan. Ma mancano ancora 12 giornate. Sì, sì, siamo sicuramente, abbiamo recuperato in queste ultime partite dei punti sia dall'Inter che dalla Juventus. Ma noi dobbiamo continuare a far bene per preparare al meglio la Champions, per guadagnare il secondo posto, e poi una speranzella c'è ancora e lasciamola accesa. La formazione bianconera non sembra accusare alcun calo. Dopo la grande prova di San Siro, rallenta giusto un attimo contro il Messina, per poi riprendere la sua corsa travolgendo il Lecce, superando la buona Sampe di Novellino e pareggiando per 0-0 la sfida contro il Milan, per uno degli ultimi tentativi di riaprire la corsa a scudetto. Bisognerebbe che la Juve non facesse neanche 17 punti e che le altre vincessero tutte le partite, insomma mi sembra abbastanza complicato. Poi vediamo la reazione di Martens, si rialza, guarda in faccia con chi ha a che fare, poi la statura è questa e quindi Martens cambia espressione, cambia espressione, eh? Lascia stare. Dice vabbè, quasi, me lo lascia perdere. Abbiamo scherzato. L'Inter intanto si rialza dopo la batosta casalinga contro Del Piero e compagni e ritrova i gol di Adriano a rete dopo 843 minuti. Ma il suo distacco rimane sempre bloccato a 12 punti. Ma credo che posso fare ancora tantissimo e credo che posso migliorare, insomma, la squadra oggi è stata molto attenta e credo che oggi abbiamo preso dei punti benissimo. La Fiorentina ormai staccata duella con la ritrovata Roma per il quarto posto, ma i giallorossi perdono Totti, vittima di un brutto fallo. Per lui c'è la frattura del perone, campionato finito e mondiale a rischio. Richard, hai sentito Totti? Sì, ho appena finito di parlare 5 minuti fa, pensate un po', è lui che ha rincuorato me, pensate che razza di campione che può essere Francesco, è lui che mi ha detto di non preoccuparmi. In soccorso della squadra viola arriva inaspettato l'Ascoli, che alla 29esima giornata ospita proprio i giallorossi e li fa secchi con una prova perfetta. Copertina per Quagliarella e Budan. Ma il vero trionfatore è il suo mister ombra, quel Marco Giampaolo che allena senza patentino.
Abbiamo fatto molto di più di quello che era nelle nostre aspettative, quindi devo dire che il bilancio ad oggi è molto positivo. Quattro come le migliaia di tifosi al seguito della Roma che riempiono la curva ricordando Rozzi. Sette come risultati utili consecutivi che l'Ascoli insegue oggi proprio qui. La Roma, che arriva ad Ascoli forte di 13 risultati utili consecutivi, si trova al cospetto di una squadra che fa del bel gioco il suo credo e paga dazio con una sconfitta pesante. Che Roma avete visto? Ma abbiamo visto una Roma, sicuramente il primo tempo un po', sono rimasti un po' sorpresi sicuramente dal nostro gioco, dalla nostra organizzazione. Basta un tempo ai bianconeri per confezionare il successo con le reti di Quagliarella, Paci e Budan. La risposta della Roma arriva nella ripresa e, nonostante due gol, è tardiva per modificare il verdetto. Situazioni determinate poi da questo giocare con grande intensità e con grande velocità dell'Ascoli. L'Italia scopre in una domenica di marzo il grande artefice del miracolo marchigiano, dove è dai tempi di Carlo Mazzone che non si vive un entusiasmo così acceso. Quella di Giampaolo e Silva, ricordiamo, le squadra confezionata d'estate in 10 giorni. Marco Giampaolo vive quasi una situazione di anonimato, perché non è in possesso del patentino per allenare in Serie A. Sulla panchina bianconera prendono appunti. La sua modesta carriera di centrocampista in C non gli ha permesso di accedere al corso di Coverciano. I punteggi e le graduatorie lo condannano a una vita in ombra. Credo che la squadra si sia comportata bene sul piano del gioco e dell'impegno, però è chiaro che in Serie A alcune volte non basta. In panchina ci va Massimo Silva. Una vicenda quasi comica, perché tutti sanno chi è il vero mister. L'Ascoli del duumvirato Giampaolo Silva non tradisce il 4-4-2. Due settimane dopo il successo con la Roma, il campionato di Giampaolo termina per via della squalifica decretata dalla commissione disciplinare del settore tecnico federale. 2 mesi di stop, una pena tutto sommato leggera, con la motivazione di una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità. E dopo abbiamo tenuto anche bene il campo, ma non ce l'abbiamo fatta rimontare. Il bel gioco dell'Ascoli è valso il rischio. Al di là dei regolamenti, Marco Giampaolo si è imposto all'attenzione collettiva, tanto da meritarsi da Fabio Capello l'attestato di miglior tecnico tra i giovani emergenti del calcio italiano. Un Ascoli, tutto corsa e velocità. Non è una raccomandazione, non risolve la questione, ma, come si dice per chi cerca lavoro, fa curriculum al pari della sua esperienza scolana. Sono un uomo molto sereno, tranquillo, e tento di trasmettere tranquillità e serenità. Quando cerchi di essere quello che non sei, perdi credibilità e nessuno ti ascolta più. Bella storia quella dell'Ascoli, in A quasi per caso e capace di disputare una stagione da protagonista. Tutt'altra musica a Treviso, che arriva al terzo cambio di stagione, con Bortoluzzi che subentra Cavasin. Intanto la Juve inizia a vedere il traguardo, ma la macchina perfetta si inceppa proprio sul più bello. Dopo la perentoria vittoria a Livorno alla 30ª giornata, ci sono ben 4 pareggi consecutivi. La Juve è bollita, questo credo che non si possa mettere in discussione. C'è da dire una cosa ad onore del vero, che sta succedendo lo stesso a diverse delle squadre in Europa che hanno condotto in testa il campionato. Chelsea e Juve sono esattamente nella stessa situazione. L'unica consolazione è che anche le inseguitrici hanno il fiato grosso. Il Milan non riesce ad approfittare della brusca frenata juventina. Vince alla grande con l'Udinese e Pozzo chiama Galeone. Batte meritatamente la Fiorentina per poi sciogliersi davanti a Lecce di Conan. Kakà spinge la barca rossonera e alla 34ª giornata il Milan è a meno 5 dalla Juve. La speranza piccola rimane, anche se dobbiamo stare attenti dietro all'Inter che è molto vicino.
Inter e Fiorentina guardano la Champions. I nerazzurri continuano ad essere incostanti, mentre la Fiorentina, che si regge sui gol di Toni, vede segnare il giovane Pazzini e mette in mostra il talento di Riccardo Montolivo. Ma io penso ai miei ragazzi, che loro, questo è un grande gruppo. È felice come una Pasqua pure Prandelli. Con un pubblico così diventa anche abbastanza facile. Oggi nel momento della difficoltà abbiamo sentito veramente il pubblico vicino. Entra nel vivo anche la lotta per non retrocedere. Il Parma continua la risalita verso zone più tranquille. Così come l'Empoli compie un altro passo verso la salvezza, vincendo con il Livorno. Per me l'azzurro è l'Empoli, poi le scelte fa a Lippi, poi si vedrà. Machinua è il re di Palermo, Amauri quello del Chievo. Nello scontro diretto tra Cagliari e Regina hanno la meglio gli uomini di Mazzarri. Il Messina è inguaiato e Mutti viene esonerato. Gli subentra Ventura. Di Natale tiene in corsa l'Udinese per la salvezza. Ha fatto qualche voto, qualche promessa particolare in caso di salvezza? Li manderò a Castelmonte adesso, vediamo un po' se anche la Madonna ci dà una mano. Tutto questo mentre il Treviso è ormai retrocesso e il campionato si appresta a giocare la sua giornata numero 35. L'aritmetica è arrivata oggi, ma insomma già da alcune settimane le speranze non c'erano più. Manteniamo sempre la voglia di fare delle buone partite. Tutte le attenzioni convergono su due campi: il delle Alpi, dove la Juve ospita la Lazio, e il San Filippo di Messina, dove il Milan si gioca le ultime speranze di scudetto contro una delle squadre maggiormente invischiate per non retrocedere. Di massimo interesse sono anche Ascoli-Cagliari e Lecce-Treviso. Sono i 90 minuti che possono modificare gli equilibri del campionato. Lei non ha parlato di guerra? No, io ho parlato semplicemente di guerra in campo perché volevo incitare i miei a cercare la salvezza, tutto qua. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai, 35esima giornata della Serie A, quart'ultima del campionato, che entra così in quella che potremmo definire la sua fascia protetta. Il calendario a questo punto della stagione è difficile per tutti, perché magari non ci sono le energie ottimali per poter giocare al meglio tutte le partite. Vantaggio del Messina sul Milan, siamo arrivati al settimo minuto, l'autore del gol dovrebbe essere Sculli. Messina 1, Milan 0, a Terralina. Naturalmente esultano i tifosi bianconeri. Gli aggiornamenti di Ascoli invece, soltanto un minuto di punteggio, Ascoli-Cagliari. Ascoli 1, Cagliari 0, il gol di Ferrante al 18esimo. Lecce-Treviso. 20 minuti, 30 secondi, Lecce 1, Treviso 0. Lazio in vantaggio, 28esimo minuto superato da 15 secondi e Rocchi in diagonale, ha messo alle spalle di Abbiati che stava provando l'uscita. 1-0 per la squadra di Rossi, la rete di Rocchi a Tella Linea. Attenzione, il pareggio del Milan a Messina con Jan Kuloski quando siamo arrivati al 33esimo minuto e la situazione adesso è di parità. Messina 1, Milan 1 a Tella Linea. E allora, partita molto calda. La notizia del pareggio del Milan evidentemente ha creato un po' di sconforto sulla curva bianconera. Ovviamente i conti li starete facendo anche voi. Vantaggio del Milan, Gattuso quando siamo arrivati al 43esimo minuto, fendente da 25 metri, battuto Storari. Milan in vantaggio, Milan 2, Messina 1, a Terralini. E allora naturalmente si fa tutto molto difficile adesso per la Juventus. Ammutoliti i tifosi allo stadio delle Alpi di Torino. Il punteggio non è cambiato, naturalmente siamo al 43esimo, la Lazio è sempre in vantaggio per 1-0, la rete di Rocchi al 28esimo, Lazio ricordiamo in 10 dal 34esimo per l'espulsione di Dabò. Ascoli-Cagliari, Antonello Profita. Dopo due minuti di recupero sono negli spogliatoi con l'Ascoli in vantaggio per 1-0, il gol di testa realizzato da Marco Ferrante al 20esimo del primo tempo.
Lecce Treviso del Vecchio. Dopo un minuto di recupero squadre negli spogliatoi, Lecce in vantaggio sul Treviso per 1-0, gol al terzo minuto di Vucinic su assist di Giacomazzi. Finisce il primo tempo, Milan in vantaggio per 2-1, Sculli al settimo per il Messina, poi la rimonta rossonera con Jankulowski e Gattuso. E noi vi forniamo anche il finale per quanto riguarda il primo tempo della gara di Torino. Il punteggio: Juventus 0, Lazio 1, la rete di Rocchi al 28esimo. A te, Provenzali. L'impegno è troppo importante e certamente in queste condizioni dobbiamo essere consapevoli di potercela fare. Partita ricca di pathos, naturalmente Juventus tutta proiettata in attacco. E la Juventus che sta giocando con tutte le energie che ha a disposizione. Non sono molte quelle fisiche, sicuramente non mancano quelle temperamentali. Momento molto delicato, decisivo per la stagione della squadra bianconera e per il campionato. Gli aggiornamenti anche da Ascoli Lecce e Ascoli Cagliari, minuto e punteggio. 33 minuti 44 secondi, Ascoli 2, Cagliari 2. Lecce Treviso. 35 minuti 40 secondi, Lecce 1, Treviso 0, attacca il Treviso. Nedved al limite dell'area di rigore, Nedved ancora, Trezeguet davanti alla porta, il tiro, la rete, il pareggio della Juventus, azione combinata in spazi molto stretti, cambia dunque il punteggio delle Alpi, è 1-1 tra Juventus e Lazio, è un gol importantissimo, pesantissimo per la squadra bianconera che adesso può forse tentare il tutto per tutto al 42esimo minuto di gioco. Juventus 1, Lazio 1, linea Raffa. E fino al 45esimo anche a Messina Inter, con il Milan che va a realizzare il terzo gol con Gilardino, porta spalancata, battuto Storari, il Milan chiude la partita sul 3-1, il Milan vede dunque meglio la Juventus, può rosicchiare altri punti anche se il parziale di Torino dovesse restare così fino alla fine. La linea torna a Cucchi a Torino. Segnalo il finale anche da Lecce, Lecce e Treviso chiudono sull'1-1. Finale da Ascoli, Ascoli e Cagliari 2-2. Finisce dunque in parità, una partita durissima per la Juventus. La Juventus ha un margine esiguo, ma c'è ancora questo vantaggio di 3 punti sul Milan. A te, Provenzali. La nuova classifica: Juventus con 82 punti, il Milan 79, l'Inter 74. 3 punti, mi sembra, sono 3 punti, sono sempre importanti davanti per una squadra della forza della Juve, del carattere della Juve, è una squadra che non molla mai. Io avevo sempre detto Juventus, certo che a questo punto il Milan può rimettersi in corsa e sta mangiandosi le mani per la partita persa a Lecce. Chi ha qualche punto in più ha sempre un vantaggio, a 3 domeniche dalla fine, però certamente la situazione è abbastanza delicata per la Juve. Ma il margine è risicato, però la Juventus è dall'inizio del campionato che è in testa, quindi penso che vincerà la Juventus. Probabilmente la Juve ha speso tanto e con i primi caldi sta pagando un po'. E diventa difficile poterlo valutare, perché ora 3 punti in 3 partite sono colmabili e sono convinto che ne vedremo delle belle. Io voglio bene al Milan, però bisogna essere razionali, penso che i punti c'è un po' di margine di vantaggio la Juventus. Insomma, sono i 3 punti ovviamente che fanno la differenza. Ricordiamo che a parità vincerebbe il Milan, perché negli scontri diretti è in vantaggio. Incredibile e pazzo campionato. A 3 giornate dal termine, quando in pochi avrebbero scommesso sulla rimonta del Milan, torna in ballo lo scudetto. Campionato riaperto? Credo proprio di sì. Ma speriamo che vada tutto bene per noi, per la Juve. Diciamo, riaperto forse un pochino. E mentre Lecce con 3 giornate d'anticipo retrocede in B, la Juve e il Milan si sfidano a distanza. I rossoneri ospitano il Livorno, mentre i bianconeri vanno a Siena. Il verdetto più atteso deve ancora arrivare, ma sono bastati 8 minuti a Siena per capire che la Juve, Harakiri, per la seconda volta nella sua storia, non lo farà. Il Milan rimane a 3 punti. Domenica prossima Juve-Palermo e poi Regina-Juve, in concomitanza con Parma-Milan e Milan-Roma. Bastano 4 gettoni per fregiarsi del 29esimo titolo. Si accettano scommesse su un diverso epilogo. Amaro verdetto per il Messina. Oggi, perdendo a Reggio Calabria, ha liberato tutti. Dal Regina al Cagliari, all'Empoli, al Siena. Il Messina accompagna Treviso e Lecce in Serie B. Non sono bastati 8 allenatori per cambiare il destino.
Ma intanto iniziano a circolare voci relative agli esiti delle indagini che la Procura di Napoli ha avviato da qualche tempo sulla regolarità del campionato 2004-2005. Si parla di intercettazioni telefoniche e di personaggi di primissimo piano che sarebbero coinvolti. Si ha l'impressione, ad un mese dal campionato del mondo, che altre verità stiano progressivamente prendendo luce e forma attraversando la penisola. Mentre si avvicina a grandi passi la penultima di campionato, scoppia la bomba di quello che sembra assumere i contorni di un grande scandalo. All'inizio regna la confusione, le notizie sono frammentarie, fino a quando vengono resi noti i nomi dei soggetti intercettati. Sono quelli del direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, dell'amministratore delegato, Antonio Giraudo, e dell'ex designatore arbitrale, Pierluigi Pairetto. Lo shock è enorme, ma non è che l'inizio di uno scandalo di proporzioni inimmaginabili. La Juve batte il Palermo e il Milan ne fa lo stesso con il Parma, ma al Dele Alpi si fa fatica a fare festa. Io sono qua per aver visto, per vedere la squadra che mi è sembrata forte sul campo. E era una testimonianza di vicinanza alla squadra, all'allenatore. Tutte le vicende che ci sono state in questi giorni non ci lasciano assolutamente indifferenti, però riteniamo che ci sono sedi opportune per discuterne, per risolverle. Non è mai successo che una gara così importante per lo scudetto, come quella tra Juventus e Palermo, che può regalare il tricolore numero 29 matematicamente ai padroni di casa, sia vissuta con così poca attenzione rivolta al campo e invece con spasmodica curiosità per quanto succede intorno ad esso. Siete collegati con l'esterno della sede della Juventus, dove il consiglio d'amministrazione era cominciato alle 16.45. La pubblicazione delle prime intercettazioni telefoniche nella settimana precedente alla gara non rientra ancora in quello che poi verrà comunemente definito calciopoli. Ma che un protagonista ci sia e risponda al nome di Luciano Moggi è notizia già certificata. Alle 18, poco fa, dopo un'ora e un quarto, è giunta la notizia delle dimissioni in blocco del Consiglio, un segnale molto forte di cambiamento. Si pongono decisamente le basi per ripartire da zero, perché una prima lettura del comunicato dà per scontato un immediato futuro senza Giraudo e senza Moggi. Ed è per questo che tutti gli occhi sono rivolti verso di lui, piuttosto che per gli 11 protagonisti della squadra che viaggia in testa alla classifica. In fondo è il destino del moggismo, l'ossessione per ciò che sta prima e dopo la partita. Colpito e affondato, lo scandalo delle intercettazioni come un siluro sulla Juve. Dopo i giorni caldi delle rivelazioni, ecco la mossa che azzera i manager di 12 anni di storia bianconera. E il fuoricampo è anche la pietra tombale di un'esperienza durata un decennio nella Juventus. E molto di più nel calcio italiano, se è vero che non basta la solidarietà della curva Scirea all'intera triade, formata da Moggi, Giraudo e Bettega, i tre artefici della grande costruzione bianconera. Di fatto, in parole spicciole, si chiude un ciclo, la lunga gestione Juve targata Giraudo, Moggi e Bettega. Anni di scudetti e trionfi, ma anche di polemiche e processi. La forza della triade è passata attraverso i banchi dei tribunali e le sentenze dei giudici. Stavolta però lo scandalo ha azzerato tutto. Moggi si è sempre compiaciuto sul suo presunto potere. Gli è piaciuto farlo pensare, salvo poi smentirlo. Ama essere raccontato come colui che tutto muove, a partire dai fili del mercato, che vanno molto al di là del suo impegno nella Juventus, coinvolgendo la GEA, una società di procuratori. È filo decisamente più robusto quello che adesso tiene lo scudetto cucito sulle maglie della signora. Una domenica da come se nulla fosse accaduto, ma ci sono le lacrime finali di Roberto Bettega e certi volti della tribunetta che ospita la dirigenza a raccontare di animi diversi e diversi umori. A fine partita, la sensazione che la triade sia finita è visibile nelle lacrime di dolore di Roberto Bettega,
Uno juventino vero, che sente più di ogni altro il dolore per quel che si intuisce possa accadere, con la vanificazione dei risultati acquisiti. Alle 18.10 il primo lancio di agenzia, poche parole, tutto il CDA si è dimesso. L'era Moggi termina in quel preciso momento, ben prima della successiva partita, della sua voce strozzata davanti ai microfoni e delle sentenze del tribunale. Quando ancora il telefono e il calcio non sembravano parenti così stretti. Se 40 anni fa a Monticano un sensitivo mi avesse predetto quello che ho vissuto finora, come avrei potuto credergli? Quando sono partito dal mio paese, mi sentii dire: la Juventus non si confonde con te. Sono diventato direttore generale. Comunque vada a finire, è stata una favola. L'indimenticabile fiaba del re del mercato. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sul campionato si sarebbe abbattuto un ciclone di così inaudita violenza e che si scoprirà a breve coinvolgere molte società, arbitri, giornalisti e dirigenti federali. Per fortuna ne sono fuori i giocatori. Lo smarrimento è generale. I tifosi si sentono traditi. Il tutto mentre rimane da giocare ancora una giornata di campionato. L'ultima. La Juve è attesa dalla regina sul neutro di Bari. Il Milan gioca in casa con la Roma. Molti si domandano, dopo questo scandalo, ha veramente senso assegnare questo campionato? O si può dire che c'è stato davvero o no? Ma guardi, io credo che non si possa rispondere perché il campionato finisce oggi. E chi vincerà il campionato verrà provvisoriamente diventerà assegnatario dello scudetto. Dopodiché le indagini della giustizia sportiva porteranno a delle conclusioni. Telefonami! Oggi videochiamami! Ed è una vergogna! È una vergogna! Se ne deve andare! Se ne deve andare! Bari, domenica 14 maggio, va in scena la festa assurda. In un clima da fine impero, Alessandro Del Piero solleva una coppa che per tutto il popolo juventino presto potrebbe diventare un amaro calice. Eppure tutti cercano di far finta di niente, giocatori e tifosi, che provano ad ignorare la valanga che sta per travolgere la vecchia signora, ormai vittima di se stessa. Non voglio dare giudizi su ipotesi adesso, non l'ho mai fatto, mi sono arrabbiato per 7 anni quando lo dicevano sul doping, soprattutto nei miei confronti, quindi figurati se tantomeno adesso mi metto a dare opinioni su cose che devono ancora fare il proprio corso. Di lì a poco interverrà pesantemente la giustizia sportiva. Non solo sulle sorti del campionato appena concluso, ma anche su quello della stagione precedente. Le condanne definitive sono dure, soprattutto per la Juventus, la società che risulterà maggiormente coinvolta. I bianconeri si vedono cancellare lo scudetto 2004-2005, mentre per la stagione 2005-2006 subiscono il declassamento all'ultimo posto, con inevitabile retrocessione in B. Condannate anche Milan, Fiorentina e Lazio, tutte penalizzate di 30 punti. Alla luce dei verdetti della giustizia sportiva, la classifica viene così ridisegnata. Scudetto all'Inter, Roma, Milan e Chievo qualificate in Champions League. Coppa UEFA per Palermo, Livorno e Parma. Retrocesse in B, Juve, Treviso e Lecce, con salvezza per il Messina. Si chiude così il campionato 2005-2006. Il calcio italiano si aggrappa al mondiale di Germania. Credo che
In questa maniera allontaniamo la gente dallo stadio. E basta. Deve comunque rimanere uno sport, essere gestito con la lealtà che è necessaria in tutti i settori e in particolare in questo. La Juventus non aveva bisogno, con lo squadrone che aveva, di andare a cercare queste cose. Una cosa è lamentarsi perché sei stato trattato male, una cosa è chiedere mandami quell'arbitro, mandami quelle segnaline, non mandarmi quello. Qua siamo in una dimensione di una gravità assoluta. Lo scudetto finisce ancora una volta sulle maglie.